Prego, mi autopresento, ci autopresento. Allora, dopo questa ringrazio per aver inserito una serie di dati di cui io vi avrei parlato sicuramente in maniera non così espositiva e così organica, a cui magari mi riaggancerò per alcuni aspetti in particolare. Dopo la teoria, diciamo, questo escursus sulla legge viene la pratica, ovvero quello che le realtà di sportello, come la nostra che presenterò, affrontano tutti i giorni e in maniera sempre più drammatica da un po' di anni a questa parte. Io sono Sandra, lei è Alessandra, facciamo parte della consultoria autogestita che sta in via dei Transiti, all'interno di una casa occupata e all'interno della struttura che forse qualcuno di voi conoscerà, che si chiama Ambulatorio Medico Popolare, che quest'anno compie 20 anni e che si occupa di dare assistenza sanitaria a tutti coloro che per i più vari motivi hanno difficoltà a accedere alla struttura sanitaria pubblica. Il nostro è un percorso lungo, la consultoria apre insieme all'Ambulatorio Medico Popolare 20 anni fa, sulla scia di un percorso che precedeva di alcuni anni, di un collettivo di donne che si occupava di diritto alla salute delle donne in particolare. Abbiamo tenuto aperto uno sportello nel momento in cui è aperto l'ambulatorio fino a circa il 2000, abbiamo chiuso per qualche anno proprio per mancanza di forze, ma mantenendo comunque fisso non lo sportello dedicato alle donne, ma una presenza di persone che potevano dare indicazioni e riferimenti alle donne che hanno necessità di avere punti di riferimento per la propria salute per quanto riguarda contraccezione, interruzione di gravidanza e tutto quello che riguarda la salute riproduttiva. E abbiamo poi riaperto nel 2008, nel momento in cui sono arrivate forze nuove e fresche, e dal 2008 teniamo aperto uno sportello, prima una volta alla settimana, adesso due volte al mese, con anche una ginecologa. In tutti questi anni noi abbiamo fatto un'attività dal basso su un territorio che potrei definire borderline, penso che si chiami così, nel senso un territorio molto di frontiera, sia occupandoci di donne migranti, sia occupandoci di donne italiane che avevano difficoltà o ad approcciarsi alla struttura sanitaria pubblica o nella struttura sanitaria pubblica non riuscivano a trovare le risposte confacenti al proprio bisogno di salute. In questi 25 anni diciamo che la nostra attività ci ha permesso di avere un osservatorio privilegiato su tutto quello che è successo per quanto riguarda la legge 194, la possibilità di abortire in Italia. Noi abbiamo cominciato a ragionarci sopra alla fine degli anni 80, in cui la situazione era decisamente diversa da quella che abbiamo ora, e devo dire la verità che all'epoca non avremmo mai immaginato di poterci trovare in situazioni anche peggiori da quella che potevamo viverci alla fine degli anni 80. Faccio riferimento specificatamente a una situazione lombarda e milanese, proprio per l'attività di sportello e di attività pratica che facciamo noi. Quando iniziamo a occuparci di salute delle donne, in realtà a Milano non è che ci fosse una carenza di offerta dal punto di vista della sanità pubblica. C'erano moltissimi consultori che lavoravano abbastanza bene, all'epoca c'erano ancora dentro i consultori comitati di gestione, per cui oltre all'attività vera e propria ambulatoriale c'era anche un gruppo di personale, di donne soprattutto esterne, non operatori medici, ma donne utilizzatrici del servizio, che facevano direttamente all'interno dei consultori pressione e iniziativa affinché il consultorio fornisse veramente i servizi più utili per le donne di quel territorio e anche nella maniera più confacente alla richiesta delle donne. Avevamo molti ospedali in cui si poteva interrompere una gravidanza, non c'era ancora il numero chiuso di cui vi parlerò, per cui quello in cui si poteva incappare quando si andava ad abortire alla fine degli anni 80 a Milano, oppure quando ci si recava in un consultorio, era trovare medici paternalisti che non ascoltavano la richiesta delle donne per quanto riguarda la contraccezione e imponevano il proprio punto di vista sulla contraccezione, piuttosto che operatori sanitari stronzi che davano appunto come si dava dell'assassina all'operatrice non obiettrice, davano dell'assassina alle donne che andavano ad abortire. Per cui il nostro ruolo, soprattutto alla fine degli anni 80, era supplire una carenza di informazioni, perché anche allora le donne non sapevano dove andare a sbattere la testa, ma soprattutto dribblare, indirizzare le donne nelle strutture migliori, dove questo tipo di atteggiamenti non c'era, dove si poteva abortire senza essere messe nella stanza accanto con la partoriente e dove trovavi dei medici dalla parte delle donne. Nel corso degli anni questa situazione, come diceva bene lei prima, è
drasticamente cambiata ed è cambiata in Lombardia per alcuni, e a Milano per alcuni aspetti in particolare. Ci sono state delle modifiche fondamentali di cui penso forse avrete parlato anche negli incontri precedenti per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture private, il sistema di retribuzione con il DRG, che hanno snaturato profondamente anche l'attività dei consultori, di questo poi magari ne parlerà un intervento successivo. Per cui ci sono state delle tappe in cui quello che noi affrontavamo 25 anni fa via via ha dovuto incagliarsi in ostacoli maggiori. Abbiamo avuto una riduzione del numero dei consultori, abbiamo avuto una scissione con la legge sanitaria, la legge Borsani in Lombardia, che ha separato le ASL dalle ASSI, per cui i consultori sono stati tolti dalle ASL e configurati come assistenza sociosanitaria integrata, e con questa operazione sono state tolte tutte delle competenze, in qualche modo dimezzando la funzione dei consultori, e sono state introdotte via via negli ospedali, oltre all'aumento del numero della possibilità di obiettare, come abbiamo visto dai dati che ci sono stati dati prima, abbiamo visto anche introdurre ufficialmente, per garantire un miglior servizio, delle pratiche di accesso agli ospedali per poter interrompere la gravidanza, che peggiorano in maniera esponenziale questa situazione di cui raccontava lei, per cui arrivo a scoprire che sono incinta e non voglio esserlo alla quarta, quinta settimana, mi procuro un certificato con i tempi di cui magari si parlerà, devo aspettare una settimana, approdo in ospedale e scopro che nell'ospedale in cui io sono andata esiste un numero chiuso, per cui io sono arrivata, prima di me ce n'erano 20, io sono la 21esima e non mi dicono ti fissiamo l'appuntamento per più avanti o per un'altra settimana o ti mandiamo direttamente in un altro ospedale. Ti dico prova in un altro ospedale, prova la settimana prossima, sarai più fortunata. Per cui questo aumento dei tempi d'attesa di cui si parlava prima è strettamente collegato anche a questa situazione, per cui le donne, in particolare a Milano, perché questa del numero chiuso pare che sia una situazione prettamente milanese, si trova molto spesso a fare il giro delle sette chiese e passare da ospedale a ospedale sperando di non essere la nona su 8, la undicesima su 10 e così via. Mi ha risolto una parte riguardante i dati, ne analizzerò soltanto qualcuno dei dati sull'obiezione di coscienza. Noi abbiamo lavorato molto nell'ultimo anno su questi dati ministeriali perché abbiamo trovato alcune coincidenze significative, sono coincidenze, io ve le do per tali, perché come dicevamo i dati poi sono anche parziali, non tutte le regioni li forniscono, i dati sulle complicanze post-aborto riguardano solo l'immediato e non quello che magari succede a una donna nei giorni successivi, però ci sono dei dati che si incrociano e che vanno in maniera molto interessante, sono molto interessanti. Nella regione in cui abbiamo il minor numero di obiettori, che è la Val d'Aosta, abbiamo un tasso di complicanze pari a zero. Siamo andati anche a spulciare questo dato e abbiamo visto che negli anni in cui in Val d'Aosta c'era un po' più di complicanze, erano anni in cui inspiegabilmente, ma poi si capisce anche perché, il numero degli anestesisti obiettori improvvisamente aumentava. Viene anche da pensare che questo dato ballerino sia dovuto anche al fatto che, mentre magari i ginecologi sono più, poi magari smentite, è un'ipotesi quello che sto facendo, hanno un organico magari un po' più stabile, magari i paramedici sono quelli che subiscono magari un turnover più alto e per cui arrivati in una struttura sanitaria nuova si adeguano e l'anno dopo obiettano anche loro e il numero improvvisamente esplode. In parallelo su questi dati abbiamo, per le stesse strutture e per le stesse regioni in cui c'è un aumento dei medici obiettori, abbiamo aumento dei tempi di attesa prima di poter effettuare l'intervento, aumento della settimana gestazionale. Sono dati che vanno di pari passo e sono singolarmente in coincidenza con un aumento delle complicanze. Nelle regioni in cui ci sono state delle impennate di medici obiettori, all'improvviso anche il dato sulla complicanza post-aborto aumenta. Per cui problema di obiezione di coscienza sicuramente, che però non è un problema che riguarda semplicemente il medico con la sua coscienza, ma va a incidere direttamente, pesantemente sulla salute delle donne che dovrebbero interrompere la gravidanza. Il dato sulle complicanze post-aborto è aumentato di un punto in percentuale negli ultimi 10 anni.
se prima stavamo intorno al 3, adesso stiamo intorno al 4 abbondante, 4.3, 4.1, per cui comunque sia abbiamo questo dato in parallelo. Aggiungerei magari due cose dopo sulle proposte fatte qui. Noi siamo andati a impattare direttamente con questi preganti che pregano davanti agli ospedali, che sono le scatole alle porte, che si recano qui non solo per agonizzare, peraltro. Quello che facciamo, oltre dare informazione e assistenza alle donne che a noi si rivolgono, è anche fare un monitoraggio di quello che succede all'interno degli ospedali. Facciamo una mappatura, di cui adesso poi vi parlerà Ale, e abbiamo anche dei dati soprattutto su quello che succede all'interno degli ospedali dovuti al ritorno, cioè le donne che vengono da noi che ci chiedono informazioni, poi magari spesso ci danno un ritorno, un feedback su quello che hanno incontrato all'interno delle strutture verso le quali noi le abbiamo indirizzate. Ahimè, abbiamo dovuto scoprire che strutture affidabili, di cui poi parleremo, a cui indirizzavamo le donne con fiducia, all'improvviso sono diventate a tasso obiettore 100%, e questo ha comportato dei problemi come vedremo. Magari lascerei la parola a Ale e poi magari direi due cose anche sulle proposte. Solo una cosa, a me piace fare anche un po' le rompine. Noi pensiamo che la 194 contenga in sé i cavalli di Troia che hanno consentito questa situazione. Vi leggo alcune frasi espresse da notissimi esponenti del Movimento per la Vita o obiettori di coscienza o politici schierati con l'integralismo cattolico, per darvi l'idea di com'è il quadro. Allora, la signora Binetti, vi credo che sappiate chi è, dice: la richiesta corale che viene dal mondo cattolico non è quella di una modifica della legge 194, ma di un ritorno al testo originale. Pier Ferdinando Casini: il problema non è rifare la legge 194, ma attuarla. Il nostro amico Ferrara: lavorare per la moratoria senza alcun riferimento alla 194, se non per una sua positiva e responsabile applicazione integrale. E Bondi: non revisione, ma applicazione piena della 194. Per cui attenzione, perché il guaio è che la 194, dicevamo, è una bella casa che ha dato sotto il suo tetto riparo a tante donne in tutti questi anni, ma contiene in sé queste mine che possono essere utilizzate per snaturarla dall'interno, senza nemmeno bisogno promuovere più referendum per abrogarla, modificarla. Passo la palla alla situazione degli ospedali. Allora, noi da anni facciamo delle sorte di mappature degli ospedali milanesi, proprio per capire anche dove poter mandare la donna che ha bisogno di ricorrere a un'interruzione di gravidanza. E l'ultima mappatura l'abbiamo fatta a marzo di quest'anno, e come la facciamo? Semplicemente chiamiamo i reparti degli ospedali che effettuano interruzioni di gravidanza, e noi ci avevamo fatto una scaletta di domande che cercavano di diciamo toglierci qualsiasi dubbio sulle modalità di accesso al servizio, e per esempio, cioè, se con la R486 bisogna passare da un altro canale, o se il numero chiuso di cui parlava Sandra contiene anche le donne che effettueranno le RVG con R486, e domande di questo tipo, insomma, per avere un quadro abbastanza chiaro e completo di quello che un ospedale può offrire. Marzo di quest'anno abbiamo, diciamo, trovato delle complicanze in più rispetto alla mappatura che avevamo fatto nel 2012, mi pare, perché alcuni ospedali, ad esempio il Buzzi e la Macedonio Melloni, rispondono alle informazioni, alle richieste di informazioni su PVG tramite segreteria telefonica, per cui chiami il numero, parte la segreteria telefonica, questo per il Buzzi. Per la Macedonia Melloni addirittura la segreteria telefonica, nel caso non ci sia un operatore disponibile, è proprio la modalità di accesso al servizio di interruzione di gravidanza. Agli altri ospedali alcuni danno informazioni complete, altri rimpallano tra un numero e l'altro. Dico alcune cose che ci hanno lasciato molto perplesse, ad esempio che facendo la mappatura sull'ospedale Bassini
alla domanda effettuata interruzione di gravidanza tramite RU486 ci è stato risposto che non sapevano cosa fosse l'RU486. La persona che mi ha risposto, che ovviamente non si era identificata prima come ginecologa, infermiera o donna che passava lì per caso, però comunque chiamando un reparto di ginecologia ostetrice, sentirsi dire che cos'è l'RU486 è abbastanza preoccupante. E poi proprio questa, cioè a parte alcune eccezioni, ad esempio di San Paolo e anche la Mangiagalli, anche proprio una sorta di resistenza a rispondere alla richiesta di informazioni. Un'altra cosa che abbiamo notato, ad esempio, è che le informazioni sono pensate prettamente per donne italiane, mentre le modalità di accesso per donne straniere non comunitarie, che quindi hanno bisogno di un codice STP, e soprattutto neocomunitarie, che al momento attuale in Lombardia sono quelle che si trovano un po' nella condizione paradossalmente più difficile. Perché ad esempio per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza dovrebbero pagare l'intera prestazione perché insomma non sono italiane ma non hanno neanche il codice STP, che è il codice che viene dato a stranieri, senza donne straniere, uomini stranieri senza permesso di soggiorno, che hanno bisogno di prestazioni mediche. Anche abbiamo deciso di approntare la nostra mappatura nel modo più trasparente possibile, cioè se l'ospedale rispondeva in un modo completo si mettevano tutte le informazioni, e comunque siccome fare la mappatura così in ritardo rispetto a quella la volta scorsa era proprio dovuto al fatto che molti ospedali non rispondevano, ma ci mandavano da un numero all'altro, eccetera, è stato proprio scrivere questo ospedale non fornisce informazioni adeguate, per cui valutate voi. Abbiamo messo questa mappatura sul nostro blog e su una pagina dedicata all'interruzione volontaria di gravidanza, dove spieghiamo l'iter, sia che una donna sia italiana o non comunitaria, su come fare a prendere il certificato e poi ad accedere all'ospedale. Spieghiamo la situazione del numero chiuso, nella nostra mappatura c'è segnato il numero di donne che vengono prese volta per volta, e abbiamo messo anche questa mappatura. E siccome noi abbiamo un blog su WordPress che ci dà il numero di visite totali proprio nell'arco di tempo, ma anche giorno per giorno, abbiamo visto che il nostro blog è praticamente il più visitato per quanto riguarda le pagine dell'interruzione volontaria di gravidanza. E se andate su Google e scrivete IVG o aborto, che cosa faccio, è uno dei primi che compare. Questo vuol dire che da un lato ci troviamo anche con una responsabilità abbastanza grossa, perché comunque siamo anche preoccupati delle informazioni che forniamo. Ad esempio è capitato ieri che eravamo in consultoria e abbiamo richiamato l'ospedale Sacco per un'informazione che non ci era chiara, e l'ospedale Sacco ci ha dato un'informazione sull'aero486 diversa rispetto a quella che ci aveva dato a marzo, semplicemente perché era un altro operatore a rispondere. E questo ad esempio è una cosa importante, perché poi questo è proprio il rischio di scrivere delle cose che magari non sono veritiere rispetto alla persona, alla persona con cui ci troviamo a parlare in quel momento. Cioè noi avevamo scritto che al Sacco non effettuavano interruzioni con l'R486 perché a me avevano detto che non li facevano, invece le fanno, ad esempio. E poi questo apre tutta una parentesi su dove le donne vanno a reperire le informazioni per interrompere una gravidanza, perché sui siti degli ospedali abbiamo fatto un giro giusto ieri mattina, abbiamo visto che le informazioni o sono difficilissime da reperire, perché io e lei che siamo italiane, a guardare il sito appunto dell'ospedale di Niguarda per cercare dove era la pagina dedicata all'IVG ci abbiamo messo un quarto d'ora. Per cui questo problema si presenta per una donna italiana, figuriamoci per una straniera che magari non ha neanche presente l'acronimo IVG e va a cercare semplicemente aborto. Per cui ancora semplicemente legge 194.
Esatto, per cui c'è proprio, abbiamo visto che i siti di alcuni ospedali rendono ancora più difficile il reperimento di informazioni da parte delle donne. E i numeri delle persone che vengono a visitare la nostra pagina sull'interruzione di gravidanza confermano. L'altro giorno abbiamo visto che quando avevamo appena pubblicato la mappatura di marzo, in un giorno siamo arrivate a 950 visite più o meno, ma e arriviamo a delle situazioni assurde per cui una volta ci ha scritto una donna da Pisa chiedendo se poteva venire a interrompere la gravidanza a Milano perché aveva le informazioni più complete su Milano perché aveva letto il nostro blog. Una situazione abbastanza assurda effettivamente. E questa è una cosa, cioè noi questa situazione l'abbiamo letta come un elemento ulteriore proprio della difficoltà di accesso e anche un po' del cercare di rendere la strada difficile a una donna che vuole interrompere una gravidanza, per cui siamo davanti a una situazione dove le informazioni vengono spiegate male, vengono pubblicizzate male, dove abbiamo il numero chiuso, che è una cosa che complica ulteriormente. Come diceva giustamente prima Sandra, a noi è capitato di fare un accompagnamento di una ragazza che voleva abortire e ci siamo dovute presentare al Buzzi che erano le 6 del mattino, quando l'ambulatorio apriva alle 8. Però, e già lì eravamo tra le ultime ad arrivare. E questo, cioè, per noi non è garantire un servizio, perché a me personalmente, poi magari correggetemi se sbaglio, risulta che sia solo questo il servizio dove io mi devo presentare alle 6 del mattino, perché sennò non riesco neanche ad accederci. Poi abbiamo, ad esempio, sull'ospedale Buzzi, abbiamo seguito questa ragazza che voleva abortire, abbiamo avuto certi tipi di ritorni perché l'abbiamo accompagnata, per cui abbiamo visto che ad esempio le donne che stanno interrompendo la gravidanza non vengono messe in day hospital, ma vengono messe sul piano delle donne che invece stanno partorendo, che a parer nostro è anche una cosa molto poco delicata. Ecco. Perché poi magari ci sono i parenti che entrano cioè che sbagliano stanze, entrano in quella delle donne che invece hanno appena avuto l'interruzione con i fiori, eccetera. Cioè, magari non è la prima cosa che salta all'occhio di un servizio, però sicuramente non è proprio una situazione piacevole. Abbiamo avuto un ritorno sull'ospedale Bassini, dove tempo fa indirizzavamo praticamente tutte le donne, perché è un ospedale che non ha numero chiuso, per cui ha l'accesso dalle 9 del mattino alle 15 di pomeriggio e cioè, generalmente mandavamo lì le donne perché comunque il servizio era buono e così. Invece nel 2012 abbiamo visto che i ginecologi sono passati tutti al 100% di obiezione, mentre il servizio viene garantito tramite due ginecologi a gettone che due giorni alla settimana vengono e si smazzano un po' tutta la questione delle UG. Col Bassini in particolare abbiamo avuto un po' uno scambio di opinioni non esattamente simpatico, perché l'ultima donna che abbiamo inviato all'ospedale Bassini per l'interruzione di gravidanza ha avuto, adesso a questo punto non so come si può chiamare, complicanza. Cosa? Cioè, praticamente era rimasto del materiale. Un aborto incompleto è una complicanza, è la complicanza più diffusa dell'interruzione volontaria a settimane elevate. E una delle cose che poi la donna poi 4 giorni dopo è andata in un altro pronto soccorso e per completare l'interruzione di gravidanza le sono state date delle pastiglie che ha dovuto prendere per 3 giorni. Certo, non è la fine del mondo, comunque, cioè, se io vado a farmi operare, interrompere una gravidanza, sarebbe bello che comunque la cosa fosse nata e finita lì. Senso, cioè il dover poi rincorrere un altro pronto soccorso con le difficoltà legate comunque anche lì, perché cioè, comunque personale già
cambiamento rispetto agli anni scorsi, per cui ci sono proprio le difficoltà logistiche del pronto soccorso, eccetera. E comunque dover stare 72 ore sotto farmaci, che è anche una cosa che una donna può avere diritto di non aver voglia di fare. Quindi noi avevamo scritto all'ospedale Bassini chiedendo, questa è una cosa che aveva riferito la ragazza, come mai non fossero fatte più le visite prima delle dimissioni, ma si usa semplicemente l'ecografo durante l'operazione. Ora, io non sono né una ginecologa né un'osteretica, per cui non ho gli elementi per dire se un metodo è più sicuro di un altro. Semplicemente la nostra era una richiesta di chiarimento, perché non avevamo mai sentito di questa metodologia alternativa. E la risposta che ci aveva dato il primario di ginecologia è stata abbastanza antipatica, perché aveva liquidato la cosa dicendo: questa donna si è solo dovuta prendere due pastigliette, cioè non ne facciamo un casino, che cosa volete che sia? Che è una risposta che dal nostro punto di vista è stata molto liquidatoria e anche molto brutta, perché io posso anche chiederti una cosa perché obiettivamente non ho gli strumenti per sapere se una cosa è meglio di un'altra, però se te la sto chiedendo è anche per avere degli elementi per capirla. E se la tua risposta è liquidare la cosa, come dire, vabbè, ma se tanto le cose non vanno bene, cioè basta prendersi due pastiglie, cioè di pancia a me viene da rispondere: mi dici così perché semplicemente tu non hai un utero e non ti incapperai mai in una situazione del genere, ad esempio. E altri ritorni che abbiamo avuto, ad esempio, come diceva prima Sandra, sono su cosiddetti aborti clandestini, nel senso che da noi si sono presentate delle donne, anche non in apertura di consultorio, ma in apertura di ambulatorio, che avevano già assunto il Citotec e che iniziavano ad avere mal di pancia. E quindi vabbè, l'unica cosa che puoi fare è prendere e mandare la donna in pronto soccorso. Però è indicativo il fatto di come nel giro di pochi anni, di questi anni di apertura di consultoria, siamo passate da almeno due donne a settimana che comunque venivano a chiedere informazioni sull'IVG e a praticamente zero. Una al mese se va bene. E questo corredato da voci che dicono che in zona stazione centrale c'è appunto un smercio di Citotec per donne che vogliono risolvere da sole la questione. Io aggiungerei due cose sui ritorni e mi ricollego poi al discorso delle proposte. Noi abbiamo avuto dei ritorni abbastanza interessanti anche su questo discorso dell'obiezione di coscienza su attività che non sarebbero strettamente collegate alla interruzione di gravidanza. Come saprete, si può fare obiezione di coscienza solo su attività strettamente collegate a effettuare l'interruzione di gravidanza, per cui non si potrebbe obiettare sulla pillola del giorno dopo perché è meno abortivo, e non si potrebbe obiettare né su tutta l'attività pre e post intervento. In realtà non è così, e noi abbiamo situazioni di ospedali in cui l'obiezione post intervento è presente ed è evidente, e anche in questo caso provoca dei problemi alle donne che devono sottoporsi all'interruzione di gravidanza. Cito il caso per esempio perché abbiamo fatto un accompagnamento di recente del San Gerardo, che tra l'altro noi pensavamo fosse un'obiezione al 100%, invece abbiamo scoperto, molto contente, che non è così. Fanno 5 interventi a settimana. Devo dire che per aver accompagnato lì la ragazza tutto si svolge bene, le donne non vengono messe insieme a possibili partorienti, le ragazze vengono trattate bene, le fanno 5 della mattina, cominciano alle 7:30-8, le mandano giù in sala operatoria per le 11:30-mezzogiorno, sono tornate tutte, le lasciano lì a dormicchiare un po', all'una si svegliano, nessuna le guarda, viene a vedere come stanno, eccetera, verso le 3:30 li portano un tè con due fette biscottate, e poi restano nel letto belle sveglie a girarsi i pollici fino alle 7 di sera, perché non ci sono medici che le visitano. Finalmente arriva un non obiettore, si piglia queste 5 donne, gli fa la lista per le dimissioni, li guarda, se stanno bene, manda a casa dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Noi in quel caso abbiamo una donna con altri due figli piccoli, un bambino molto piccolo e una bambina un po' più grande, per gestire tutta questa cosa è stato molto complicato, e
comunque sia perché non te ne ho occupato questo momento fino alle 7, va bene, ma andare a casa, non c'è bisogno di un medico, non un obiettore per poter visitare una donna che ha effettuato un'interruzione di gravidanza per vedere se sta bene. Su questo discorso degli obiettori, e sempre agganciandomi a questo discorso anche con un po' di ritorno che abbiamo avuto noi, noi accogliamo caldissimamente questa cosa che veniva detta prima dell'avere i nomi dei medici. Noi anni fa con un percorso che va messo in piedi, che probabilmente non erano ancora i tempi e adesso magari si potrebbe rilanciare, avevamo lanciato con un collettivo di cui facevamo parte la campagna Obietta l'obiettore, con la richiesta espressa di avere i nomi dei medici, obiettori e non obiettori. È successo qualcosa di analogo, per esempio, a questo punto dal punto di vista istituzionale, in Toscana, dove all'interno dello stesso consiglio regionale alcuni esponenti del consiglio regionale PD hanno proposto di far creare un albo con i nomi pubblici obiettori e non obiettori, se lo sono bocciati da soli, cioè gli stessi PD che avevano proposto se lo sono bocciati, per un voto non è passata questa proposta. Si stanno muovendo delle cose in questo senso, c'è questa campagna Il buon medico non obietta. A Torino le compagne del collettivo Medea hanno promosso una campagna che si chiama Tana, libera tutte, chiede di stare fuori, loro vanno particolarmente a stanare l'obiezione di coscienza delle farmacie. Le farmacie non danno la pillola del giorno dopo perché il farmacista è obiettore, un'altra cosa che non sta in piedi. Per cui noi su questa cosa qui siamo assolutamente d'accordo. Sempre per parlare dei ritorni delle donne che vengono da noi abbiamo avuto almeno due casi che ci hanno raccontato di donne straniere, peraltro, perché poi le straniere hanno impattano in difficoltà ulteriori, non hanno permesso di soggiorno, non sanno che possono comunque andare in consultorio, vanno dal ginecologo privato, non sanno che è un ginecologo obiettore, il medico le visita, si fa dare per 150 euro per la visita, e quando la donna dice ma io però ho bisogno del certificato perché devo interrompere la gravidanza, lui gli dice ma io sono un medico obiettore, quindi non te lo posso fare, si intasca i 150 euro e la manda via senza darle indicazioni dove andare, in direzione di un consultorio, di un altro medico. Ci sono successi ben due casi proprio recentissimi di donne straniere che sono incappate in una situazione di questo genere. Questo è inaccettabile, io devo sapere prima di andare, se vado da un medico privato e faccio dei soldi, devo saperlo prima, e anche se vado da un medico, dal medico che mi ha curato magari le ciste ovariche fino al giorno prima all'interno di una struttura pubblica, devo sapere che nel momento in cui avrò bisogno di lui per un'altra cosa, devo sapere che mi devo rivolgere a un altro per non perdere tempo, per non perdere soldi, per non fare una visita a vuoto. Per cui io devo sapere, cioè l'obiezione di coscienza, se è di coscienza, uno se la deve assumere e eventualmente pagarne anche un prezzo, come hanno fatto le obiezioni di coscienza molto più dignitose di gente che non voleva fare il servizio militare, che magari si sono fatti all'epoca anche 10 mesi di galera per non aver voluto fare il servizio militare. L'obiezione di coscienza nel campo della ginecologia invece è l'unica situazione in cui viene premiata. Se vogliamo fare un esempio sempre all'interno della sanità, per quanto riguarda i trapianti e gli espianti è previsto anche in quel caso la possibilità di un'obiezione di coscienza, per cui il medico che deve valutare se una persona è espiantabile può fare obiezione e dire io non sono così convinto che questa persona sia morta, morte cerebrale, non me la sento. Viene per legge, la legge che prevede gli espianti per i trapianti di organi, prevede che se un medico obietta venga immediatamente rimpiazzato con un medico non obiettore. Si capisce perché non possa essere fatto anche per l'interruzione di gravidanza, visto che anche qui abbiamo tempi strettini per non ci sono interessi. Per cui assolutamente favorevoli a questo discorso dei nomi, noi vogliamo sapere con chi medici abbiamo a che fare. E noi stiamo anche un po' talonando e pungolando le direzioni sanitarie avete ragione, potremmo parlarne per ore, c'è ancora un intervento, poi magari ci fate delle domande.